Quando scaricate High Fidelity, vedete che compaiono due icone, una è l'interfaccia, cioè il client, e l'altra la sandbox. La sandbox dovete cliccarla perché esegue una sim locale. La sim locale la vedete qua, e potete controllare se la sim è startata, fare il restart e vedere un po' di operazioni interessanti. E questa sarà la sandbox su cui lavorerete. Invece l'interfaccia è quella che entrando vi permetterà di entrare nella vostra sandbox oppure anche in qualche cosa di più impegnativo. Entrando. Ok, vedete che se non siete già nella sandbox è sufficiente che facciate go to e clicchiate sulla casina e così siete sulla sandbox. Movimenti, io uso normalmente il tasto destro del mouse e poi trascino tenendolo premuto e poi eventualmente faccio W e mi muovo. Per vedere l'avatar si può vederselo in prima persona. Quindi si vedono le mani, un po' come in Minecraft, e si gira per il mondo e vedete che qui abbiamo una specie di giardinino zen, ok? Quindi si lavora con ASDF, quindi assomiglia molto a Minecraft, e io tengo premuto, diciamo, il tasto destro del mouse per vedermi attorno. Altrimenti potete vedere in terza persona, che era quello che abbiamo visto prima, no? Oppure interessante se si vede allo specchio, e questo può essere molto interessante per fare video e insomma diventa notevole. Vedete che adesso sono un bel alieno. Allora, quando si entra la prima volta siamo degli alieni e bisogna fare il login, quindi bisogna registrarsi sul sito e quindi avere un'identità. Ho visto che in qualche modo si entra anche senza essere registrato, ma non so quanto sia preferibile. Se si entra registrati si vedono anche tutti gli utenti online. La primissima cosa che possiamo fare è di cambiare l'avatar. Ok? Quindi cambiamo l'avatar togliendo il nostro alieno e lo facciamo andando sul marketplace. E sul marketplace dovremmo vedere che tra le categorie esistono gli avatars e qui ci sono un po' di personcine. Questo credo che sia l'avatar default. Noi prendiamoci un avatar, questo che è gratis, Photo Real Mail Avatar. Lo prendiamo gratuitamente. C'è una licenza che dice che non possiamo modificarlo, insomma non possiamo fare tutto ciò che vogliamo, quindi è un po' un regalo da prendersi un po' con le molle, e ci chiede se vogliamo diventare quell'avatar. Gli diciamo ok e vedete che qualche cosa probabilmente sta succedendo e dunque andiamo in prima persona o in terza persona. Non ce l'ha tanto. Ah sì, ecco, ci ha impiegato un po' a scaricare evidentemente tutte le varie cose. Quindi noi adesso possiamo vederci allo specchio e vedete che a questo punto abbiamo un avatar un pochino più decente. Tra l'altro, se notate, lui cerca un po' di seguire probabilmente ispirandosi anche alla telecamera oppure con degli algoritmi interni, una persona che effettivamente vi parla, e questo dà una sensazione di realtà, insomma, un pochino migliore di Second Life. Okay? Torniamo in terza persona. Allora, terza persona, cosa possiamo fare qua di simpatico? Allora, vabbè, qui in realtà di spazio ce n'è abbastanza poco, possiamo però rezzare una macchina
Ma il resto lo facciamo un'altra volta, il resto delle varie cose. Adesso vediamo semplicemente la possibilità di rezzare degli oggetti fatti con Blender. Allora, con Blender come facciamo? Ci costruiamo un oggetto e l'oggetto, nel nostro caso, vedete che qui l'ho costruito. Ho scritto un pannello, ho fatto un pannello, gli ho fatto una UV map e gli ho associato un'immagine. Ok, allora questo oggetto per portarlo su HiFi devo esportarlo non più in formato Collada ma in formato FBX. E quando lo esporto, vedete che sono già questi export, mi accerto di andare nelle proprietà di specificare Mesh e poi mettere Path Mode Copy e poi cliccare questo tasto in modo tale che siano embeddate le texture. Ok? Quindi io in pratica quando ho fatto questo modello ho caricato, ho specificato una texture che gli ho messo qua, quindi qui gli ho messo ad esempio Fragola. Poi vabbè, le tecniche di texturizzazione necessitavano di metterci UV e il nome della UV map e poi fatto questo export. Per importarlo ho dunque su HiFi, come si fa? Andando in, ah no, c'è proprio Ctrl Alt A che fa vedere, diciamo, il vostro inventario. E nel vostro inventario vedete che io qui ho caricato un'immagine. Ok, però posso fare Choose File e quindi posso caricarmi o degli oggetti JPEG oppure un .fbx. Quindi vediamone un esempio, rosa.fbx era uno di questi oggetti. Ho fatto così, lui mi fa vedere dove lo mette, barra rosa.fbx lo metterebbe in cima al mio albero. Se io invece volessi mettere, diciamo, sotto Uploads, questo non l'ho ancora fatto, vediamo se mi crea una cartella Uploads. Quindi facendo così, vediamo un po' se effettivamente mi ha fatto, ecco, Uploads, e sotto Uploads c'è rosa1fbx. Ok? Poi come si fa a rezzare questo oggetto in Word? Semplicemente ci si mette davanti al punto in cui si vuole rezzare, probabilmente funziona come in Minecraft, nel senso che rezza nel punto centrale, quindi probabilmente il modo migliore è quello di essere in prima persona, puntare in un posto tipo qua e poi lì dire rosa1fbx add to word, quindi mi aspetterei che ecco, qui mi dice dove lo voglio mettere, ATP è il mio inventario, cioè no, quale il modello voglio estrarre, quindi posso eventualmente mettergli anche un altro indirizzo se lo conosco, e poi facciamo add e vedete che lui lo mette effettivamente nel posto in cui me l'aspettavo, cioè proprio lì. Devo ancora risolvere bene il concetto. Cioè, mi sembra un po' scuro a grandi linee, quindi o si crea una luce oppure ci saranno degli altri trucchetti. Se poi il problema, cioè, io do per scontato che voi sappiate fare un oggettino in Blender, vediamo invece come si costruisce in Word, cioè quindi un po' i prim. Quindi come si costruisce in Word? Semplicemente andiamo in Edit, vedete che compare questa finestrella che permette, dunque asset permette di vedere gli assets come prima, no? Model permette di estrarre un modello direttamente, cube rezza un cubo e poi questo cubo vedete che possiamo toccarlo, nel senso che facendo così lo estendiamo. E così via, possiamo praticamente metterci un po' di cose. Se andiamo nelle proprietà del cubo, vedete che la forma del cubo possiamo cambiarla e possiamo
farlo diventare esagonale piuttosto farlo tipo sfera. Insomma, sono un po' le cose un po' a cui eravamo abituati. Non ci sono le forme strane, triangolo, a cui eravamo abituati in Second Life, ma insomma c'è già un qualche cosa insomma, su cui si può lavorare. Non so, qui si possono. Ah, tra l'altro, una volta che siete in Word, potete anche ruotare l'oggetto, vedete? E quindi spostarlo come volete. Qui ci sono altre caratteristiche dell'oggetto, si può cambiare la posizione, rotazione, le dimensioni, la scala, l'allineamento, si può mettere se si muove, insomma ci sono un tot di cose che si possono fare. Ok, e gli si possono mettere anche degli script, ma sugli script probabilmente è tutto molto più complicato. Comunque, così abbiamo visto come arezzare un oggetto in Word. Abbiamo visto come arezzare quindi un cubo, più che una sfera. Possiamo anche arezzare volendo una luce. Ecco, questa qui è la luce che abbiamo arezzato. Ok, e questa luce possiamo qui non è chiarissimo come si fa a modificare, cioè qual è l'effetto della luce, questo devo studiarmelo ancora un pochetto. Comunque, se siamo in edit mode possiamo selezionare varie cose. Se vogliamo individuare gli oggetti, possiamo andare sull'entità e dire gli oggetti entro 10 metri. E qui vedete che ci sono entro 10 metri, vediamo entro 2 metri. C'è questa bellissima luce che era quella che abbiamo appena creato. E qui possiamo dire se è visibile, se non lo è. Insomma, oppure possiamo anche cancellarlo. Ecco, cancellata. E quindi possiamo già fare un po' di attività. Ah, una cosa che ho visto abbastanza carina è la possibilità di fare dei testi. Quindi noi facciamo testo. Vedete che facendo testo abbiamo creato una specie di lavagnetta. Adesso è sospesa in aria, d'accordo. Ma una volta che abbiamo la lavagnetta possiamo modificarne il contenuto. Ce ne ho perso, quindi la ricostruisco. Ecco la lavagna lì. Quindi su questa lavagna possiamo andare sull'Entity Properties, possiamo dargli nome, quindi lavagna, e possiamo soprattutto metterci il. Normalmente dentro c'è scritto il testo. Il testo, tra l'altro, per vederlo dobbiamo avvicinarci un po', magari in modalità prima persona. Ci muoviamo. Ecco, facciamo che. Questa shape la togliamo che ci dà un po' di fastidio. Ci muoviamo attorno alla. E vedete che ci abbiamo effettivamente una lavagna con del testo sopra. Quindi su questa, andando sulle proprietà, possiamo cambiare e dice ciao, sono una lavagna. E vedete che già questo tipo di operazione è molto interessante e si possono mettere parecchie cose, si può cambiare il colore. Quindi per dire si può mettere bianco su viola. Insomma, sono tutte cose che
In OpenSim o in Second Life non sono proprio banalissime da fare e che qui si riescono a fare. Come primissimo impatto su HiFi, credo che sia sufficiente, se no diventa troppo lungo.